I soldi appostati in finanziarie non sono virtuali ma assolutamente reali, compresi quelli ottenuti con la chiusura della vertenza entrate. Lo afferma l'assessore al bilancio Raffaele Paci in risposta alle critiche pervenute dall'opposizione sulla copertura economica della legge di bilancio, riferendosi in particolare alle accuse di aver considerato come incassati soldi che lo Stato e l'Unione Europea non hanno versato. La vertenza entrate, quella che 10 anni fa aveva mobilitato su Roma l'intera Sardegna, è chiusa, totalmente e definitivamente, scrive Paci in un comunicato. Lo Stato ci ha riconosciuto tutto quanto abbiamo richiesto, sta pagando gli arretrati. Ribadisco che la quota del 2016 è già nelle nostre casse e sta pagando le nuove somme che sono state pattuite attraverso le norme di attuazione. Non solo, continua Paci, stiamo finalmente rimettendo in ordine un bilancio regionale che era in condizioni disastrose. Questo non impedisce, spiega l'assessore al bilancio, che nuove vertenze e rivendicazioni siano state accese. La Giunta per prima prosegue e ha lanciato le nuove partite con lo Stato, la vertenza accantonamenti, la vertenza farmaci innovativi, la vertenza province. Anche la Corte Costituzionale ha riconosciuto che l'accesso a tali fondi è un diritto innegabile per garantire ai sardi pari diritti e dignità rispetto agli altri cittadini italiani. Saremo intransigenti su questo e infatti stiamo preparando un nuovo ricorso alla Consulta sulla legge di stabilità 2017, conclude Paci. 75 posti letto con alloggi soppalcati, oltre ad ampi spazi verdi e ad ambienti comuni per attività culturali e ricreative. È la nuova casa dello studente che l'ente regionale per il diritto allo studio sta realizzando nel complesso edilizio dell'ex fondazione Brigata Sassari, tra via Carlo Felice e viale Atua. A disposizione un finanziamento complessivo di 9 milioni e 91 mila euro. Un'imponente opera di restauro conservativo e riqualificazione edilizia, avviata nel settembre del 2015 e che si prevede sarà ultimata nel febbraio del 2018. Questa mattina, al sopralluogo aperto alla stampa, erano presenti i vertici dell'ERSU, dell'università e delle istituzioni accademiche cittadine. Io credo che venga potenziata quella che è l'offerta residenziale dell'ERSU per gli studenti dell'Università di Sassari, ma si dà l'opportunità alla città di Sassari stessa di recuperare questo manufatto alla vita civile, direi quasi, nel terzo millennio, offrendo la prospettiva tra l'altro di impianti sportivi aperti peraltro anche alla città. I lavori interessano anche la cappella adiacente, tra gli interventi in programma il ripristino dell'ingresso da viale Atua. Edificato alla fine dell'Ottocento, l'edificio inizialmente costituiva la sede della conceria Dussoni. Risale invece al 1920 l'acquisto della struttura grazie ad una sottoscrizione pubblica a favore delle famiglie dei soldati sardi coinvolti nella Prima Guerra Mondiale. Lo stabile venne destinato all'accoglienza di orfani di guerra e per ospitare corsi di istruzione per mutilati. La fondazione Brigata Sassari fu inaugurata nell'agosto del 1921. Nel corso degli anni il complesso ha subito modifiche con l'edificazione della chiesa e della sacrestia nel lato est negli anni 20, mentre risale agli anni 60 e 70 la realizzazione dei corpi nord e ovest. Dopo la chiusura delle attività della fondazione, l'area è stata abbandonata. Adesso il recupero e la destinazione a struttura studentesca. Continua il disagio per i pendolari lavoratori che utilizzano i mezzi pubblici che stazionano in via Padre Zirano. Dai proclami comunali del maggio 2016 in cui si annunciavano i lavori di caratterizzazione in via 25 aprile, si legge un comunicato della Will Trasporti, sono passati svariati mesi. L'unica cosa di realmente tangibile nell'area di 13.000 metri quadri compresi tra via 25 aprile e Corso Vicco, denuncia il sindacato, è l'assenza di iniziative da parte dell'amministrazione comunale, con il conseguente stato di degrado dei luoghi dove dovrebbe sorgere il centro intermodale, opera fondamentale per unire trasporto su gomma e ferro e vera porta d'ingresso ed uscita per Sassari. Dalla consegna delle chiavi dell'asserito cantiere, prosegue la nota della Will, sono trascorsi più di 90 giorni previsti per la caratterizzazione, costata oltre 100.000 euro. Intanto i lavoratori e l'utenza del trasporto pubblico locale sono confinati in via Padre Zirano da anni senza alcun servizio a disposizione e in condizioni di forte disagio. 12 mesi fa la Will Trasporti aveva chiesto un incontro, mai avvenuto, con l'amministrazione Sanna per proporre la regolamentazione del traffico nelle ore di punta e allestire spazi di arrivi e partenza maggiormente fruibili. Un centro intermodale provvisorio che avrebbe potuto sopperire in modo economico e immediato le mancanze di ieri e di oggi, prime fra tutte la sicurezza per i costanti rischi di incidente, ma anche per la semplice incolumità delle persone che vi stazionano. Assistenza in uso fra i pastori, una sorta di assicurazione del gregge che in caso venisse rubato o comunque perduto, veniva ricostituito con una colletta da parte dei pastori del vicinato. Sapparadura, la riparazione, ancora praticata nelle nostre campagne, è stata ripresa in una singolare iniziativa rivolta ai pastori dell'Umbria,
che hanno subito danni alle aziende per il terremoto e le greggi decimate dalla neve. A loro i pastori sardi doneranno 1000 pecore e ambasciatori di questo atto di generosità saranno il gruppo musicale degli Stentales e la Coldiretti Sardegna, che il 9 aprile partiranno per Cascia e là porteranno gli animali con alcuni camion di foraggio per nutrirli. L'iniziativa ripete Sapparadura organizzata nel 2009 per i terremotati dell'Abruzzo, quando i pastori del luogo vissero con sorpresa e gratitudine il dono di 1000 pecore da parte dei colleghi sardi. Per Gigi Sanna, leader degli Stentales e allevatore, questo atto di generosità può essere visto come una buona pratica da esportare nel segno della solidarietà umana, valorizzando la tradizione sarda nei suoi aspetti più intimi ed esemplari. Ad organizzare la raccolta di animali e materiali fra gli associati è stata la Coldiretti Sardegna, alla quale i pastori sardi hanno prontamente risposto offrendo la loro disponibilità. Atti di solidarietà che vogliono richiamare allo stesso valore gli attori dell'avvertenza che di questi tempi sta interessando il mondo delle campagne sarde. Pure in piena crisi, con il latte pagato appena 50 centesimi al litro, i pastori sardi saranno generosi con i colleghi che stanno ancora peggio, ma chiedono alle istituzioni e ai trasformatori di mettere in piedi un sistema solidale che salvi tutto il comparto, a cominciare dall'aumento delle quote di ritiro del pecorino invenduto, per poter spuntare prezzi di mercato più alti. Questo in sostanza ha auspicato Battista Qualbu, presidente di Coldiretti Sardegna, nel presentare l'iniziativa, ricordando che i pastori non hanno sotterrato l'ascia di guerra e si preparano a proseguire la lotta iniziata a Cagliari con la grande manifestazione del 1 febbraio. Il Parco Naturale Regionale di Porto Conte ha un nuovo presidente. Si tratta di Luigi Cella, già componente del consiglio direttivo dell'azienda speciale ente gestore del parco, guidato dal presidente dimissionario Antonio Farris. Eletti anche gli altri due componenti del direttivo, Pier Giacomo Canu e Salvatore Mulas. Ringrazio della fiducia accordatami e accetto questo incarico con grande spirito di servizio e responsabilità, ha commentato il neopresidente Cella, consapevole delle numerose attività messe in campo dal precedente direttivo di cui ho fatto parte. Sono fiducioso di poter dare un fattivo contributo allo sviluppo e alla promozione delle tante potenzialità di cui dispone la nostra area protetta. Un patrimonio ambientale ma anche una pulsante comunità territoriale che merita di essere valorizzata e promossa in un'ottica di ritorno economico. Nei prossimi giorni si terrà la prima riunione del neo consiglio direttivo, nel quale il direttore Mariano Mariani illustrerà i nuovi componenti, le emergenze e quanto finora portato avanti, argomenti che peraltro il neo presidente Cella conosce e sui quali ha assicurato di dare continuità. Federico Pesquini ha presentato la gara 1 playoff che vedrà i suoi ragazzi opposti al Nymburk. Ha prima analizzato la sconfitta di Brescia, elogiando la squadra e la condotta di gara. Voglio parlare di Brescia perché ritengo che sia giusto parlare di una partita in cui abbiamo battuto tutti i record mondiali negativi della storia della Dino. E di conseguenza penso che sia giusto parlare e dirvi quello che penso dopo aver rivisto la partita. E avendo la rivista devo dire che su 42-27 c'era tutto da poter mollare. In attacco non segnavamo mai in qualsiasi modo, da sotto, da fuori, in qualsiasi tipo di sistema offensivo, non ho mai visto una roba del genere. E siamo riusciti ad arrivare a un possesso da loro attaccandoci a una difesa incredibile che mi fa capire che i ragazzi non mollano mai. E di conseguenza, chiaro che se l'avessimo girata, se avessimo fatto quel canestro per andare avanti, parleremo di una storia diversa, però mi devo portare dietro il fatto che molto probabilmente una squadra che non è una squadra con la S maiuscola lì ne prende 30, viene a casa e ha tutte le giustificazioni del caso date dalla striscia degli ultimi due mesi e Savanovic che manca. In vista del confronto in Champions League ha sottolineato il fatto che è importante valutare l'ottica delle due gare. Pensiamo a Nymburk, per la prima volta giochiamo una partita dentro fuori, per la prima volta giochiamo una partita che non è di 40 minuti ma di 80 minuti, per cui l'errore più grande che si può fare in questi casi è passarsi la prima partita, quella che giochi in casa, a guardare il tabellone. Chi guarda il tabellone domani sera, molto probabilmente alla fine di 80 minuti l'ha perso. Perché? Perché quando giochi una partita di 80 minuti e il primo tempo lo giochi in casa tua, quello che conta è che nel primo tempo che tu giochi in casa tua devi essere più sveglio dell'avversario e dar peso al pallone. E questo è esattamente quello di noi giocatori. Se noi pensiamo che si debba ogni quarto avere un margine, sicuramente alla fine del primo tempo saremo sotto. Io penso che domani sera dobbiamo essere bravi a capire che giochiamo contro una squadra che è assolutamente concentrata sul discorso della Champions League, perché in campionato vince mediamente di 40-50 punti come è capitato l'altro giorno. Sono arrivati due giorni prima, per cui la preparano come chiaramente la loro priorità stagionale.
sappiamo che in casa hanno sempre vinto. Tutte queste cose devono farci pensare che sugli 80 minuti devono essere bravi, partendo da domani sera, a sfruttare ogni occasione che si crea senza alzare gli occhi al tabellone e dire oh siamo a più 4, o siamo a più 6, o siamo a meno 6, o siamo a meno 8. Chi fa questo esce. Palla 2, domani sera alle 20:30 per una partita che rappresenta il lasciapassare per i sedicesimi della competizione.